Non ne hai avuto ancora abbastanza? Non ne hai avuto ancora abbastanza? Sei pronto ora? Grazie. Ogni singola libera scelta che voi fate deriva da un pensiero d'amore o da un pensiero di paura. Non esistono altre scelte. E se dovessi dire una sola cosa riguardo a quello che stiamo cercando di capire questa sera, sarebbe esattamente questa. Quel sentimento dentro di voi, quell'amore dentro di voi, è Dio? Che si esprime attraverso di voi in quanto persone. Prego. Mi chiamo Daisy, il suo libro mi è piaciuto moltissimo. Grazie, Daisy. Io volevo dire che sento di aver capito finalmente che cosa significa risvegliarsi alla vita. Fa sentire bene, vero? È assolutamente incredibile. Ho la sensazione che mi sia stato affidato un segreto. Bene. E ora il segreto è svelato. Il problema però è che alcuni dei miei amici e persino dei miei familiari, se dico qualcosa di vagamente spirituale, mi fissano con uno sguardo incredulo. E lo conosco bene, perché è lo stesso che avevo io e che ho avuto fino a un certo punto della mia vita. So esattamente che cosa si prova. Ma c'è una buona notizia. Tu non sei pazza. Bene. O siamo pazzi entrambi. E in tal caso comunque saremmo in ottima compagnia. Eh già. Invece di preoccuparvi di quello che la gente pensa di voi, concentratevi su quello che voi pensate di voi stessi. È questo che conta. Ha qualche rimpianto? Molti. Vuole elencarne qualcuno? Lei non è un avvocato. Avrei preferito arrivare a questo punto della mia vita senza sofferenze. Cioè, avrei preferito arrivarci senza aver procurato sofferenze a così tante persone. Specialmente a quelle che amavo. Ma senza di loro, forse non sarei arrivato a questo punto della mia vita. Vedete, è importante per tutti noi ricordare che l'universo opera a nostro favore continuamente e in ogni modo, nonostante le circostanze e le apparenze, o cosa più importante, nonostante la percezione che ne abbiamo. Certo che è un bel coraggio.
Prego? Lei è un ipocrita. Calma, è tutto a posto. Predica di Dio e di amore, ma si è sposato e ha divorziato molte volte. Come può parlare di Dio se non sa mantenere un impegno con una donna? Non immagina quante volte mi sia posto la stessa domanda. Le donne della mia vita sono state tutte meravigliose. Mi hanno trattato molto meglio di quanto io abbia trattato loro. Le ho tradite, le ho lasciate e ho abbandonato anche i miei figli. Lo ammetto, è così. Di più non posso dire senza invadere la loro privacy e questo non ho intenzione di farlo. Ma ciò che posso fare è dare più amore possibile dalla posizione in cui mi trovo ora. Far sì che ogni mio gesto e azione siano dettati dall'amore. Io credo che abbia scritto un libro pieno di bugie. Se si sta chiedendo se ho inventato tutto questo, la risposta è no. Anch'io mi sono chiesto quello che si chiede lei. Riusciranno gli altri a credere a quello che dico, a quello che ho sperimentato? Io ritengo che questo dipenda da voi, da ciascuno di voi. Spero con tutto il cuore che non svilirete o minimizzerete il messaggio soltanto perché vi arriva da un messaggero così fallibile. Prego. Mi chiamo Kay e vorrei ringraziarla per aver ammesso i suoi errori. Beh, grazie, Kay, e grazie a tutti voi. Ma la verità è che io continuo a commettere gli stessi errori. Ed è perciò che queste conversazioni con Dio sono un miracolo per me. Derivano da un bisogno, da un disperato e personalissimo bisogno di cambiare la mia vita. E, beh, insomma, se io ci sia riuscito nel modo in cui avrei voluto, non lo so. Ma posso dirvi che è così che tutto è accaduto e che continua ad accadere. La mia domanda è, se Dio volesse farci arrivare un messaggio, intendo il suo messaggio più importante per tutti noi, e lei dovesse sintetizzarlo in un paragrafo, che cosa scriverebbe? Lo ridurrei a 4 parole. Voi mi avete frainteso. Grazie. 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 Buonanotte. Ecco il biglietto. Il volo alle 10. Grazie, grazie di tutto. Ci vediamo a New York. Ancora niente.
Sto provando, tesoro. Mi sembra che tu mi stia prendendo in giro. Non capisco, io ho esperienza. La tua esperienza non conta assolutamente niente. Ne abbiamo già parlato, Neil. Finché sarai costretto a portare quel collarino, nessuno correrà il rischio di assumerti. Sul serio? E allora si può sapere che cosa fate in questo ufficio? Principalmente eroghiamo assegni a persone che ci incolpano per i loro problemi. Scusa. Che ti hanno detto in ospedale? Che avrei dovuto cominciare a stare meglio dopo qualche giorno, ma è passato quasi un mese ormai. Ah, credo che gli sia sfuggito qualcosa. Cosa? Neil, tu hai il collo fratturato. Dentro. No, non ci sono. È indietro di 3 mesi con l'affitto. Le ho detto che ho perso il mio... Il suo lavoro. Il mio lavoro, sì. Lo so e mi dispiace molto per il suo incidente, ma non voglio perdere il mio lavoro perché lei ha perso il suo. Mi creda, mi sto dando da fare. Ho risposto non so a quanti annunci... Non c'è nessuno a cui può rivolgersi? No, avrei dovuto farlo tanto tempo fa. Insomma, io... non ho un posto dove andare. Mi creda, mi dispiace. Thank you.
Guarda che ti stai sbagliando! Ho fatto così anche dall'altro lato! No, quello non va lì! La stai montando male, ti faccio vedere il libretto di istruzioni, c'è scritto così! No, questo non va qui! Aspetta, ti faccio vedere! Lega la corda all'albero, abbastanza in alto! Se non vuoi ritrovarti strozzato nel cuore della notte! Vorrei tanto avere una di quelle vecchie tende che si montavano dall'interno! Erano molto più comode! Scommetto che non è la prima volta che monti una tenda. Ti prego, Dio, non farmi morire qui. Per Dio non esiste separazione tra benessere economico e spiritualità. Le due cose in realtà possono coesistere. Non trovate strano che viviamo in una società che tende a svalutare le occupazioni più importanti? Potrebbe spiegarsi meglio. Noi non abbiamo problemi a dare a un allenatore di football 5 milioni di dollari a stagione o a un attore 10 milioni per un film, ma siamo convinti che chiunque abbia a che fare con la spiritualità debba vivere povero, celibe o in astinenza. Sì, è vero. E meglio ancora tutte e tre le cose, giusto? Beh, non so voi, ma io non mi ricordo di aver mai fatto un voto del genere. Ora provate a immaginare un mondo in cui il denaro viene dato a tutti quelli che ci dispensano i doni più grandi. Insegnanti, artisti, infermieri, pompieri, poliziotti, scrittori. E anche alle madri! Ha ragione! Sì, alle madri, è vero! Esatto. Ha ragione. Alle persone che ci tengono uniti, non a quelle che ci dividono o che ci disgregano. Dovete immaginare un mondo così. E noi potremmo averlo perché siamo quelle persone. Noi siamo esattamente quelle persone che abbiamo sempre aspettato. Lo siamo. Lo siamo. Sei sveglio o dormi? Allora, sei sveglio o dormi? Sì, eccomi. Buongiorno. Buongiorno. Mi chiamo Oscar. Ti dispiace uscire un minuto da quella tenda? E perché? So che sei arrivato tardi, ma in questo posto comando io. E devi conoscere le regole. Le regole? Esatto, te le spiegherò io. Avvicinati un po', così non devo urlare. Ok. Grazie. L'affitto è di 25 dollari alla settimana. Io... Da quella parte ci sono i bagni. La donna delle pulizie se n'è andata un mese fa.
Quindi sei pregato di lasciare tutto pulito dopo l'uso. Ok. Li vedi quei bungalow? La tariffa per quelli è di $7 la settimana. Ok, ho capito. Laggiù vicino al lago c'è l'area per i picnic. È la zona riservata soltanto ai campeggiatori della domenica, solo a loro. Campeggiatori della domenica? Di solito arrivano in automobile, si fermano uno o due giorni al massimo e poi se ne vanno. Uno come te, che arriva con la pioggia, con una tenda e un materassino, qui lo chiamiamo campeggiatore professionista. Ah, sì? I professionisti hanno un modo tutto loro di socializzare, come quelli laggiù, per esempio. Io prevedo di andarmene fra qualche giorno, non appena avrò trovato un lavoro. Visto che sei arrivato tardi, la prima notte è offerta dalla casa. Ma il pagamento della settimana inizia venerdì alle 3 di pomeriggio. Se resti qui, devi essere puntuale con il pagamento. Non si fanno eccezioni per nessuno. Ok. Altrimenti, sei fuori. Fuori. Ci siamo capiti, vero? Sì, certo. Allora buona giornata. A proposito, sì? Se fossi in te, metterei quel telo di plastica sopra la tenda. Per quale motivo? Per la pioggia. Vedo che hai molta esperienza. In radio, questo è molto interessante. Perché non ha portato delle referenze? Non importa. Mi spieghi perché la Osborne Associate dovrebbe assumere uno come lei? Abbiamo ricevuto più di 20 domande. Perché proprio lei? Beh, nonostante le apparenze, ho ricoperto incarichi di supervisione in 3 importanti aziende. Il che mi fa dubitare della sua etica lavorativa. O molto probabilmente ha seguito una carriera frammentaria, priva di obiettivi precisi. No, la verità è che sono stato licenziato quando le stazioni radio sono state liquidate. Ormai è tutto in mano alle multinazionali. Ho quasi 50 anni e sono sovraqualificato, quindi non mi assumerete, giusto? La maggior parte di chi risponde ai nostri annunci è in possesso di un master. Lei non ce l'ha. No, ma credo di poter fare un buon lavoro per la Osborne Associates. No, qui esigiamo un lavoro eccellente, signor Walsh. Buono non ci basta. Sono spiacente. Ok, senta, io ho davvero bisogno di questo lavoro. Non ha i requisiti necessari. Il prossimo. Il prossimo, chef. Sbrigati. Dai, non te la prendere. I nuovi arrivati li rendono sempre un po' nervosi, tutto qui. Quindi resterai tutta la settimana? Ti va di giocare? Sì, papà. Come hai detto? È più dura di quanto pensavi, eh? C'è un emporio all'angolo, hanno anche un centro di riciclaggio. È così che questa gente si paga l'affitto. Riempi una busta di lattine sporche e ti sei già guadagnato metà settimana. Una busta al giorno e ti compri cibo e anche da bere. Veramente io non bevo, grazie. Davvero? Resta qui ancora un po' e lo farai. Thank you.
Allora? Oddio, mi hai spaventato. Che cosa credi di fare? Queste sono mie. Questa è la mia zona, chiaro? Scusa, non lo sapevo. Beh, ora lo sai. Ok. Hai conosciuto Oakley? Non sapevo che ci fossero dei territori. Qui ognuno ha la sua zona. Avresti potuto dirmelo, gli avrei, grazie, dato subito quelle lattine. Quando un uomo ricorre alle minacce per comunicare, in genere ha un carattere debole. Dai, non te la prendo. Ok. È proprio carina, vero? Chi è? Si chiama Sammy. Non mi dispiacerebbe darle una controllatina alla carrozzeria. Quanto tempo è che lo dici? E allora, i sogni non hanno scadenza. E comunque ho più chance di te, vecchio ubriacone. Oh, sei comico. E tu sei patetico. Ehi, grazie. Stai bene? Beh, da quale punto di vista? Hai ragione, che razza di domanda. Tieni, che hai fatto al collo? Ho avuto un incidente durante un rodeo, non è stato piacevole. Allora direi che oggi va meglio di ieri. Non è irlandese, ma funziona. No, grazie, non bevo. Hai qualcosa che non va? No, è solo che non mi è mai piaciuto. Oh, è terribile. Già, tieni. No, no, tienile tu. Ti aiuterò a cavartela. Ma che ti è successo? Ieri mi guardavi come se ti avessi investito il cane. Io non ho un cane. È una cosa che capirai presto. È molto difficile farsi amico un senza tetto. Ma è ancora più difficile perderlo. Vuol dire che siamo amici? Non ancora. Passare la giornata a leggere? No, no, me li devo mettere sotto il sacco a pelo. Neil, coraggio! Vieni, su, non aver paura, non mordo, vieni qui. Ragazzi, avete fame? Neil? Ma ce n'è abbastanza. Figliolo, nel cassonetto giusto ce n'è sempre abbastanza. Bisogna solo sapere dove guardare e il gioco è fatto. C'è anche guacamole? Me lo sto chiedendo anch'io. Non sono in vena, chef, davvero, non è aria. Il lunedì si batte la fiacca. Ora comincia. Il martedì e il mercoledì fortunatamente la situazione migliora, ma soltanto un po'. Per il fast food bisogna aspettare giovedì, perché la gente corre, sembrano tutti topi impazziti che si affannano ad arrivare al fine settimana. Perché? Perché venerdì è giorno di paga. Poi arriva il sabato sera, la sera in cui si esce, quando la gente spende quasi tutto per mangiare. Per questo si trova sempre il guacamole, il sabato. E sapete perché? Per via del... Come si chiama, Fitch? Reddito disponibile. Per il reddito, esatto. È quasi pronto, ragazzi. La domenica è il giorno migliore, perché quasi tutti mangiano a casa. Su, coraggio, prendete i piatti. Neil. Prendine un po', dai. Non ho fame, grazie. Il ragazzo è ancora un novellino. Lascialo perdere. Tornerai presto! Ehi, tu, hai bisogno di qualcosa? Sì, avete un bagno? Ne abbiamo due di bagni. Grazie. Dove credi di andare? In bagno, ovviamente. Amico, sai usare la testa? Ora ti spiego. Vedi quell'albero dall'altra parte della strada? Lo vedi? Sì. Bene, allora va a pisciare laggiù come fanno gli altri cani. Quelli come te mi fanno schifo. Perché non vi trovate un lavoro come tutti gli altri? Che problema c'è? Questo crede di poter entrare e usare il bagno. Faccia presto, ok? Grazie. Thank you.
Salve. Oh, salve. Mi chiamo Neil e dovrei... Harry. Sono il custode. Salve, Harry. Piacere. Harry, che cosa ne pensa del libro? Oh, il libro. È bellissimo. Non vedevo l'ora che arrivasse questo giorno da quando ho visto il suo nome fra gli ospiti. Beh, venga, le faccio vedere dov'è la sala d'attesa. Sì, senta, Harry, volevo chiederle... cosa le è piaciuto del libro? Oh, non vorrei annoiarla con le mie chiacchiere. Non mi annoia affatto, anzi... mi interessa molto. Ho passato la vita a covare rabbia verso mio padre e non ho intenzione di usare giri di parole perché il mio vecchio era veramente un bastardo e io lo odiavo. Lo so, sono parole forti, ma vere. E questo libro... il suo libro mi ha aiutato finalmente dopo 20 anni di rabbia e di odio profondo. Mi ha aiutato a perdonarlo. Ho capito che quello che provavo per lui in realtà era quello che provavo per me stesso e quindi ho dovuto perdonare me stesso per i sentimenti di rabbia che provavo verso mio padre. Credo che sia la prima volta che lo dico ad alta voce. Ecco qui. Pagina 3. Conosco bene il suo libro. Ne sono sicuro. Per me la forma più frequente di comunicazione sono i sentimenti. I sentimenti sono il linguaggio dell'anima. Se vuoi sapere quanto c'è di vero per te in qualcosa, considera ciò che senti a quel proposito. Fitch. Mi senti? Oh, Gesù, sono ubriaco, non sordo. Andiamo, non puoi fare così. Io non ho fatto niente. È il pancreas che ragiona per conto suo. Sto solo giocando la mano che mi è stata data. Non farmi prediche. Ti stai uccidendo, lo sai? Non chiedermi di smettere di bere. Non posso farlo. Certo che sei un gran rompipalle, eh? Ciao. Approfittate dell'offerta 3x2 al reparto surgelati. Affrettate, è solo per oggi. Buongiorno. Thank you.
voglio morire in quel parco. Cercasi DJ radiofonico per il weekend. Buongiorno, programmazione. Chiamo per l'annuncio sul giornale. Come ha detto? Mi scusi, potrei parlare con il responsabile della programmazione? È in onda in questo momento, vuole dire a me? Sì, chiamo per l'annuncio per il DJ del weekend. Pronto? Quell'annuncio doveva uscire la prossima settimana. Beh, l'avranno anticipato. Ho il giornale in mano. Quale giornale? L'Ashlands Daily Tidings. Scusi, quanti ne abbiamo oggi? Oggi? È il 7 novembre. Pronto? Io... Sì, sono ancora qui, mi scusi. C'è qualche posto disponibile? Sì, negli ultimi 6 mesi ci sono stati parecchi cambiamenti. Va bene, mi lasci nome e numero di telefono. Sono certa che Roy la chiamerà. C'è qualche possibilità che riesca a parlare con Roy oggi? In questo momento è molto occupato, ma vedrò che cosa posso fare. A che numero può richiamarla? Sì, certo. Può richiamarmi al 555-7507. A proposito, mi chiamo Neil. Salve, Neil. Io mi chiamo Leora. È stato bello chiacchierare con te. Anche per me è stato bello chiacchierare con te, Liora. Grazie e a presto. Aspetto con ansia la chiamata. Scusate! Scusate! Mi saprebbe dire per quanto andrete avanti? Sto aspettando una telefonata, è una cosa importante. Sì, molto importante. Che diavolo è successo? Non lo so, si è spento. Beh, sistemalo, abbiamo altri 2 interventi. Tu vieni pronto? Qui. Siamo già in ritardo. Neil. Salve. Non voglio avere altri problemi. Ciao, sono Liora. Ciao, Liora.
È un brutto momento, ti richiamo? No, è perfetto, perfetto, sto benissimo. E tu come stai? Bene, ascolta, ho parlato di te a Roy e vorrebbe incontrarti domani mattina verso le 9. Calma, calma. Domani sarebbe fantastico, certo, sarebbe perfetto. Ok, sai dove siamo? KYOL. Riuscirò a trovarvi lì ora, non preoccuparti. Ok, allora ci vediamo domani. D'accordo, a domani. Grazie. Grazie tante! Quindi, se ho capito bene, lei sostiene che tutti noi teniamo continuamente una conversazione con Dio, è giusto? Certamente. E mi potrebbe fare un esempio di quello che intende? Le è mai capitato di sollevare la cornetta per chiamare qualcuno e quella persona era già dall'altra parte? Oppure di guidare pensando che la sua vita non avesse alcun senso e la radio ha iniziato a trasmettere una canzone che sembrava scritta proprio per lei e improvvisamente tutto ha assunto una nuova prospettiva? O che qualcuno sia entrato nella sua vita per caso, lei si sarà chiesta perché fosse lì in quel momento e poi un giorno tutto ha acquistato un senso e lei si è domandata: ma come ho fatto a farne a meno? Certo, sono cose che capitano a tutti. Quello è Dio. Se è accaduto a lui, può accadere anche a voi. Sta accadendo a voi e a lei. Certo, ha ragione. Torneremo tra poco con Neil Donald Walsh e il suo libro Conversazioni con Dio. Sapevo di avere da parte qualcosa che poteva andare. Bene. Grazie di tutto. Grazie per la doccia e anche per la camicia, così almeno sono presentabile. È solo paura. Vorrei vedere che cosa faresti tu al posto mio. E se non funzionasse? E se funzionasse? La verità è che tu hai paura di rinunciare alla parte di te che ti ha fatto ridurre in questo modo. Quale paura? Non ho più neanche quella ormai. Ed è per questo che sei qui? No, io sono qui perché ho perso il mio lavoro. Tu sei qui perché hai perso te stesso. Beh, e comunque adesso voglio avere quel lavoro. Lo avrai. Ora sei pronto per averlo. È la tua opportunità di sperimentare il vero amore. Potresti essere più precisa? È il momento di diventare uomo. Un vero uomo, intendo. Non un predatore. Quante altre donne ci vorranno? Quanto in basso dovrai cadere per capire che il tuo comportamento è un tentativo di distruggere te stesso? Guarisci da questo. E sarai libero, Neil. Vieni qui, Neil, fatti vedere. Vieni qui. Lo dicevo che quella sa fare i miracoli. Allora, com'è andata? Non lo so. Figliolo, sono anni che cerchiamo di sbirciare dentro la sua roulotte. Com'è? Carina. Ti ha fatto girare la testa? Gli ha fatto girare la testa. Abbiamo una cosa per te. Fitch, vieni qui. Sì, sì. Neil, sappiamo che è molto importante per te. Contributo per il biglietto. E trova il tempo per comprarti una colazione calda. Magari delle uova con bacon, frittelle con sciroppo d'acero e un toast. Non dimenticare il toast, con un po' di marmellata d'uva magari. E qualche biscotto, direi biscotti. È per te la colazione o per lui? Ragazzi, grazie. Su, muoviti. Sì, sbrigati, Neil. Il mio ragazzo si sta riprendendo. Già.
vero? Che c'è di strano se qualcuno vuole guardarti l'orologio? Noi non ci siamo già visti? Veramente... no, non credo. Io sono Carly. Ciao. Ah, prendi spesso questa linea? Mi chiamo Neil. Neil. Scherzo, se la prendessi spesso ti avrei notato, giusto? Io la prendo praticamente tutti i giorni. Sono fatta così. Tu pensi che un giorno mi comprerò un'auto? No. A me piace troppo la gente. Faccio la receptionist, lavoro per una ditta di costruzione a Medford. Ultimamente siamo sommersi di lavoro. Già, no, l'idea di starmene seduta in un'automobile tutto il giorno da sola non fa per me. Io amo la gente. Un momento, questo l'ho già detto, vero? Sì. Sì, beh, che ci vuoi fare? Ti sembrerò una pazza. È stato un piacere conoscerti. No, devi scendere qui. Beh, sì, io credo di sì. Accidenti. È proprio come succede nella vita. Le persone vanno e vengono continuamente e non sai mai perché. E non sai neanche se un giorno le rivedrai. Io non ci avevo mai pensato. Fa riflettere, non è vero? Beh, addio. Oh, no, no, no. Non devi dire addio. Di arrivederci, alla prossima, tutto ma non addio. Addio è una cosa che dici quando lasci un brutto lavoro oppure un cattivo amante. Sì, esatto. Già, beh, allora arrivederci. Ci vediamo. Ehi, hai visto? Hai imparato subito, bravo. Parla con i morti, storie di fantasmi. Questo e altro venerdì nel Freak Out Show. Un appuntamento imperdibile. Lunedì mattina saranno qui con me Bob e Jane. Hanno pubblicato un nuovo libro intitolato Rompere con mamma, papà, tuo cugino o come diavolo si chiama. Firmeranno copie autografate del libro alla libreria Pegasus di Medford a partire dalle 19. E sempre lunedì intervisterò il proprietario di un negozio di alimentari. Il tipo è arrabbiato, molto arrabbiato. Ce l'ha a morte con quegli idioti che gli ordinano petto di tacchino affettato e all'ultimo minuto lo cambiano con il prosciutto. Beh, anche con quelli che ordinano il prosciutto e poi lo cambiano con il tacchino, naturalmente. Tu devi essere Neil. Adesso sì. Un po' di musica e poi... Liora, ci siamo sentiti ieri al telefono. Certo. Grazie per avermi ricevuto. Non devo riceverti io, deve riceverti Roy. Ed è una bella rogna. Via Janie, che voglio parlarle. Oh, vieni con me. Non mi ricordo di aver approvato questo alcolizzato russo per la trasmissione di domani. Chi se ne frega se è precipitato dal sesto piano perché aveva bevuto troppa vodka e si è sopravvissuto per raccontarlo. Ehi, però, chissà, forse è divertente. Ok, vada per il russo alcolizzato, ma prepara una lista di rimpiazzi nel caso si riveli una fregatura. E assicurati che non sia ubriaco, perché non... Questo chi diavolo è? È l'appuntamento delle 9, per lo spazio del weekend. Oh, ma certo, sì, ciao, ciao. Salve. Accomodati, arrivo subito. Certo. Ok? Senti, la prossima volta che parlo delle mie questioni personali, sei pregata di informarmi che c'è qualcuno che ascolta alle mie spalle. Se tu ogni tanto riprendessi fiato, io lo farei molto volentieri. Va bene, portami i file adesso. E cancella questo pranzo. Ah, mamma mia. Mi dispiace molto per il contrattempo, ma questo è stato veramente un mese pazzesco. Allora, come stai, Nick? Neil. Neil, certo, ok. Liora è rimasta molto colpita da te. Dice che hai una certa esperienza, giusto? Beh, ho lavorato in radio per un po' a Baltimora e poi nel sud per diversi anni. La mia carriera si è sempre svolta in ambito radiofonico. Sai una cosa? Io riesco a far sentire agli ascoltatori il fruscio delle foglie che cadono per radio. E come ci riesci? Se ci tiene a saperlo, dovrà assumermi. Che ne dici di sabato pomeriggio? Sabato pomeriggio va benissimo. È uno spazio di 4 ore. È compatibile con i tuoi impegni? Non c'è problema. Davvero? Mm-hmm. Sì. E va bene. Sei assunto. Fantastico. E allora ci vediamo sabato. Certo. Chiudi la porta, grazie. Thank you.
Allora ti chiamo per definire la scaletta musicale. Sì, d'accordo. Le tue idee sono perfette. Davvero? Ciao. Le mie idee sono perfette. Le mie idee sono perfette. Le mie idee sono perfette. Le mie idee sono... appena uscita dalla scatola è molto più buona di una pizza fredda uscita da un cassonetto. È fantastica. Me ne sto lì e a un certo punto, non so perché, guardo fuori dalla finestra e vedo... Neil, ne vuoi un altro pezzo? Certo che ne voglio un altro pezzo, l'ho portata io. Dunque, stavo dicendo, guardo fuori dalla finestra e la vedo con quel tizio. E allora mi dico tra me e me che tutto sommato la cosa non mi dispiace. Giusto. E adesso eccomi qua. E sapete che vi dico? Sto insieme a dei buoni amici e sono felice. Sono felice così, quindi facciamo un bel brindisi. Ai veri al amici. Al bungalow più bello del campeggio. Al bungalow più bello del campeggio. Buon appetito! Buongiorno. Buongiorno anche a te, cara. Ciao, Neil. Ciao, Liora, che ci fai qui? Ah, oh, che accoglienza calorosa, grazie. Scusami, non so perché, ma credevo che abitassi a mezzo. Sono nata e cresciuta qui ad Ashland. E tu abiti da queste parti? Neil, vecchio mio! Come te la passi, amico? Ma guardatelo, adesso è Mr. Tempi Migliori. Già. Allora, non vuoi presentarmi alla tua affascinantissima amica? Liora, lui è Fitch. Fitch, lei è Liora. Piacere di conoscerla. Piacere mio, Fitch. Già. Ed è un piacere anche guardarla. Fitch, scusa, possiamo vederci dopo? Ah, non dire stupidaggini, mi unirò a voi per un bicchierino. Ma non preoccuparti, anche se sei l'unico amico che ho che ha un lavoro, mi sono portato da bere. Fitch. A meno che tu non abbia intenzione di ritirarti nel tuo bungalow. Fitch. Vecchio volpone, il tuo stile lo conosco bene. Il mio amico Neil ha un bellissimo bungalow. Dovrebbe vederlo. È proprio un bel nido d'amore. Probabilmente ci entrereste tutti e due belli stretti. Oh, mi scusi. Ecco, lasci fare a me. Scusa, mi dispiace. Non fa niente. Sono un idiota, mi dispiace. È ecco, tutto ci a posto. Per favore, la smetta. Oh. Evviva, tutti giù per terra. Io devo andare. Mi dispiace. Scusa. L'affitto è di $25 la settimana. Da quella parte ci sono i bagni. La donna delle pulizie se n'è andata un mese fa, quindi si è pregato di lasciare tutto pulito dopo l'uso. Sono passato per vedere se avevi bisogno di aiuto. È tutto qui?
Effettivamente è strano che tutto quello che possiedo entri in un borsone da viaggio. Non è sbagliato viaggiare leggeri. Forse dovremmo parlare dell'altro giorno. No, non è necessario. Sì che lo è. Per quello che mi ricordo lo è. Sunny pensa che sia successo perché non volevo accettare che tu lasciassi questo posto prima di me. E dato che quella donna non è una che dice fesserie, buffo, no? Sono arrivato alla soglia dei 60 anni e improvvisamente torno ad essere un bambino geloso e stupido. Deve essere bello andare via. Come hai detto tu, è molto difficile farsi amico un senza tetto. Ma è ancora più difficile perderlo. Vuol dire che siamo amici? Non ancora. Fallimento. Liora! Roy! C'è nessuno? Sono Neil! C'è nessuno? Thank you.
ciao. Che cosa fai? Dormi su una panchina? Ti stavo cercando. Accidenti, è un bel casino. E non c'era più nessuno. Già. Quando tutto si stava sistemando. Che intendi dire? Intendo dire... Ma lo sai che è una sorpresa? Davvero? Non ti avevo mai vista vestita così. Perché non sto bene? No, no, stai benissimo. Sei veramente carina. Sto andando al Black Sheep per un aperitivo con le mie amiche. Ah. Ti preparano dei drink eccezionali. C'è Jimmy il barman. Prepara il miglior tè freddo Long Island della città. Oddio, sono orribile. No, secondo me sei bellissima. Ehi, Neil, ma che ti prende? Niente, perché? Andiamo. Prima dici che sono carina, ora sono bellissima. Spara. Non lo so, è che... Ecco, in questi ultimi tempi ho pensato parecchio a te, a noi due. Neil. Quando sono con te, io sto benissimo. Ho la sensazione che tutto funzioni. Insomma, mi sento davvero a mio agio. È come se tu fossi la mia migliore amica. Anche per te è così, Neil. No? Ok, tu hai poco più di 20 anni e io quasi 50, ma qual è il problema? Sei fuori di testa. Io potrei essere tua figlia, non te ne rendi conto? Non ci provare con me. Stai bene? Certo. Sono solo un po' sfasato. Me ne resto un po' qui a pensare, prendo il prossimo. Addio, Neil. Certo. Voglio risposte. Che cosa ci vuole per far funzionare la vita? Ciao, Neil. Sono Liora. Ho sentito che dovevo chiamarti. Ho pensato molto a te. Mi sono chiesta se avessi bisogno di qualcosa. A me va piuttosto bene. Ho un nuovo lavoro. Niente di straordinario. Curo l'amministrazione per uno studio medico a Medford. E sono andata a vivere con Tommy. Ha comprato un delizioso villino in città e gli serviva un tocco femminile. Comunque, chiamami quando puoi. Mi mancano le nostre chiacchierate. Non ne hai avuto ancora abbastanza? Sei pronto adesso? Vuoi conoscere veramente le risposte alle domande che ti stai ponendo? Che fai? Non rispondi? Tu hai fatto molte domande. Sei arrabbiato. E ora io ti chiedo se vuoi conoscere veramente le risposte alle domande che ti stai ponendo. O ti stai soltanto prendendo in giro? Sto impazzendo. So che cosa stai pensando. Io parlo con tutti, continuamente, con la voce di ciascuno di voi. La domanda è: chi mi ascolta? È stata gridata dalla più alta montagna. Nei luoghi più infimi si è udito il suo sussurro. Lungo i canali di tutte le esperienze umane è riecheggiata questa verità. La risposta è l'amore. Voi avete proiettato su di me il ruolo di padre e avete plasmato l'idea di un Dio che giudica, premia e punisce. Voi avete creato intorno all'amore una realtà basata sulla paura e questa realtà basata sulla paura domina la vostra esperienza dell'amore. È questa che le dà l'impronta. È della paura che avete bisogno per essere, fare e avere ciò che è intrinsecamente giusto? Dovete essere minacciati per essere buoni? E che cosa significa essere buoni? Chi pronuncerà la parola definitiva su questo argomento? Vi do io la risposta. Siete voi a stabilire le vostre regole. Siete voi a fissare le linee guida. L'amore è tutto ciò che esiste.
Lo so, lo avete già sentito e anche letto chissà quante volte, ma quando affrontate difficoltà, preoccupazioni, dubbi o paure, voi preferite dimenticarlo. Ciò che dovreste fare invece è rispondere a questa semplice domanda: che cosa farebbe ora l'amore? Vivete la vostra vita senza aspettative, senza il bisogno di risultati specifici. Questa è la libertà. Ricordate, voi siete costantemente nell'atto di creare voi stessi. In ogni momento voi decidete chi e che cosa siete. Lo decidete attraverso le scelte che fate in relazione alle persone e alle cose per cui provate passione. Sono un po' preoccupato per quello che penserà la gente quando dirò che ho una conversazione con te. La preoccupazione è l'attività di una mente che non comprende la sua relazione con me. Già. Ricordi la domanda: che cosa farebbe ora l'amore? Certamente. Rispondi a questa domanda, Neil, e io sarò lì, sempre e in qualsiasi modo. La sofferenza non ha niente a che fare con gli eventi, ma con la reazione che ciascuno ha verso di essi. Ciò che accade è solo ciò che accade, ma come noi lo percepiamo è un'altra questione. Io rivoglio solo la mia vita. Non puoi avere tutto ciò che vuoi. Scusa? Scusa per cosa? Non posso avere tutto ciò che voglio. È vero? Cosa? Non puoi avere tutto ciò che vuoi. Non posso avere tutto ciò che voglio. Esatto. Ma questo non ha alcun senso. Sì che ne ha. La tua richiesta è una dichiarazione che ti manca qualcosa, e il dichiararlo produce quella precisa esperienza, il senso della mancanza nella tua realtà. Giusto. Quindi dovrei punirti perché hai fatto una scelta che io stesso ti ho messo di fronte. Questa è la domanda a cui devi rispondere prima di assegnarmi il ruolo di un dio che condanna. Infinite volte mi hai implorato di mostrarmi, di spiegarmi, di rivelarmi. E ora lo sto facendo, in modo così chiaro che tu non possa fraintendere. Io sono qui. Sono proprio qui, adesso. È il momento di ritirarti nel tuo spazio divino, ora più che mai. Questo ti porterà una grande pace dello spirito, e da uno spirito in pace fluiscono grandi idee. Idee che potrebbero essere la soluzione ai problemi più grandi che credi di avere. Credi che per me questo sia un problema troppo grande da risolvere? Che uscire da questo marasma per me sia troppo difficile? Capisco che pensi che per te sia troppo difficile, nonostante tutti gli strumenti che ti ho fornito, ma credi veramente che sia troppo difficile anche per me? A volte mi porti all'esasperazione. Io penso che questo sia un bene. Credi di essere divertente? Secondo te chi ha inventato l'umorismo? Che Dio ti benedica. Non capisco che cosa vuoi da me. Neil, voi mi avete frainteso. E avete frainteso anche voi stessi. Io non voglio altro se non la vostra felicità. Ma voi credete di essere sottoposti a me, quando invece siamo tutti una cosa sola. Non esiste separazione. Io voglio per voi quello che voi volete per voi. Niente di più, niente di meno. Io non sono interessato al vostro successo terreno. Solo voi lo siete. Non dovete preoccuparvi di come andare avanti. I veri maestri sono coloro che hanno scelto di vivere, non di sopravvivere. Va avanti, fa qualsiasi cosa ami veramente. Non fare altro. Hai così poco tempo. Come puoi pensare di sprecare anche un solo momento facendo qualcosa che non ti piace? Questo non è vivere. Questo è morire. Neil.
Neil. Che cosa mi stai facendo battere? Sto cercando di capirlo anch'io. Che ore sono? Neil. È incredibile. Che cosa è incredibile? Questa roba mi distrae mentre la batto al computer e ne sono felice. Non mi interessa se risulterà strano o che cosa la gente penserà di me perché dico questo. Io ero addormentata, risucchiata da questo incubo perpetuo di una vita costruita prevalentemente sul dubbio e sulla paura. Vuoi che ti dica quanto tempo ho passato nella mia vita a preoccuparmi di come avrei fatto a tirare avanti? A preoccuparmi di far quadrare i conti? Io non voglio passare la vita a tirare avanti. Voglio fare in modo che la mia vita sia vissuta pienamente. Voglio vivere una vita che lasci un segno. Una vita costruita sull'amore e la compassione. E queste parole. Ti rendi conto? Sto rileggendo anche brani che ho già finito di battere. Hai sentito che cosa ti ho detto? Certo, certo. Ti racconto come avviene. È come se io stessi immobile e scrivessi sotto dettatura e non riesco a fermarmi. E perché dovresti? Liora, questo deve diventare un libro. Anzi, non un libro solo. Questi formeranno il volume numero uno. E ne ho già altri sei pieni di materiale per il volume numero due. Oh, sarò molto occupata. Grazie. Senti, so che non posso pagarti. Smettila. Ma non mi aspetto che tu lavori gratis. Neil, noi siamo amici. E poi pensa a quanti soldi risparmierò in psicoterapia. Ok, facciamo un patto allora. Se verrà fuori qualcosa da tutto questo, voglio dividere con te parte dei proventi. Se vuoi creare abbondanza per te stesso, creala anche per qualcun altro. L'ho scritto io. Amico mio, affari fatto. Non rientra nella nostra linea editoriale. Ma questo è il punto. Non deve rientrare in nessuna linea editoriale. Ok, Bob. Vediamo un po' se almeno leggi la tua posta personale. Caro Bob, leggi 10 pagine a caso. Ti sfido. Pronto? Neil Walsh? Così sembra. Bob Friedman, Hampton Roth Publishing. Salve, Bob. Hai accettato la sfida? Sì. Il tuo stile mi piace, Neil. Se non ottieni quello che vuoi, punta in alto. È esattamente quello che farei io nella tua posizione. Davvero? E quale sarebbe la mia posizione? Il tuo libro sta per essere pubblicato, Neil. Tu stai scherzando. Non scherzo mai quando si tratta di denaro. Cominceremo con 5.000 copie. E dopo che tutti i miei familiari l'avranno letto, Bob? Ottimista. Mi piace. Io credo nel mio libro. Anch'io. È per questo che vorrei stringere i tempi. Ok. Farò chiamare i tuoi collaboratori per definire i dettagli. Ok. Un momento, aspetta un momento. I miei collaboratori sono io. Non più. Hai un socio d'ora in poi. Ti richiamo presto. Sì!
Questa signora si chiama Sharon Parker. È una professionista, fidati, Neil, lo vedrai. Lascia che ci parli io. Sì, nella Warner Books incontriamo anche loro. Proverò a contattarli la settimana prossima, ma la Putnam è il futuro. Ah, ciao. Oh, mi raccomando, nessuna reazione, qualsiasi cosa dica Sharon. Questo gioco è un gioco senza emozioni. Avanti tu. Grazie. Sì, ok, d'accordo. Ora andiamo a divertirci. Saprai sicuramente che siamo stati contattati da molti grandi gruppi editoriali per il libro di Neil. Qualche offerta? Tu che ne dici, Sharon? Beh, è questo che rende la vita interessante, non credi, Bob? Già. Tu avevi già in mente un'offerta? Prima di arrivare al punto, ho passato più di metà della mia vita in questo settore. E fatta eccezione per 4 anni in un grande gruppo, ho sempre lavorato per la Putnam. E anche Bob converrà che è piuttosto raro nel nostro mondo. Le persone non conoscono più la lealtà. La verità è che viviamo in un mondo che si fa sempre più duro. I tempi stanno cambiando. Qual è la tua offerta? Forse vi starete chiedendo perché dico tutto questo. Qual è la tua offerta? Vi dico tutto questo semplicemente perché credo che la Putnam sia una compagnia che ha un'anima. Sì, siamo una casa editrice molto grande, ma abbiamo anche la capacità di mantenere viva l'anima di una piccola, come quella di Bob. E quando ho sentito che la Hampton pubblicava il suo libro, mi ha fatto molto piacere. Sharon, quanto? Siamo disposti a offrire $1,000,000 per i diritti in tutto il mondo di Conversazione con Dio. Grazie delle belle parole. Le ho veramente apprezzate e anche Neil, ne sono certo. Sono d'accordo con te. La Putnam ha un'anima, ma ha anche un notevole potere d'acquisto. E sfortunatamente per questa cifra la Hampton Roads deve rifiutare. Grazie comunque per l'offerta. Neil, andiamo? Sai, credevo di essere venuta qui con un'offerta molto generosa, Bob. Non lo è abbastanza. Qui stiamo parlando di un libro che è prenotato per i prossimi 2 mesi. Non riesco a stampare le copie abbastanza velocemente. E credo che possiamo convenire che questa sia solo la punta di un enorme iceberg. Andiamo. Non avevi detto che ti era piaciuto? Infatti è così e sono disposta a darvi 1,000,000 di ragioni del perché mi è piaciuto. 1,000,000 possiamo guadagnarlo da soli. Oh. Ti manderò una cartolina quando succederà. Neil, dobbiamo andare. Grazie. Grazie. Ma sei pazzo? Aspetta a dirlo. Sono un mucchio di soldi. Ti dico che... Un momento, Bob. Adesso vedrai. $1,500,000, prendere o lasciare. Mi dica, perché vuole il libro? Beh, forse penserà che sia un po' all'antica. Ma credo che il suo libro possa cambiare il mondo. È suo. È suo, Bob. È mio. Ma certo. Per $1,500,000. Sì, Bob. Per $1,500,000. Neil, puoi pensare tu al conto. Voglio definire con Sharon alcuni punti in sospeso. Torno fra qualche minuto. Ok. Bob, grazie. Grazie, Sharon. Congratulazioni, Neil. Michael? Ok. Bravo. Allora, ascolta. Sono lieto che la pensi così. Per la copertina manterremo la stessa immagine. È perfetta, secondo me. Ho già fatto preparare il bozzetto. Dovremo soltanto rivedere alcuni piccoli dettagli. Posso avere il conto, per favore? Oh, mi scusi. Si figuri. Che sta leggendo? Economia. Ho un esame fra mezz'ora e sono terrorizzata. Oh, studia all'università? Sì, 12 crediti e mi laureo. Giusto in tempo per le vacanze estive. Forse per quelle dell'anno prossimo, se sarò fortunata. Ho un figlio. E tra lui, gli impegni di lavoro e lo studio, le cose vanno un po' a rilento nella mia vita. Buona fortuna per l'esame. Grazie. Altro caffè? No. No, sto benissimo così. Grazie. D'accordo.
Grazie. Oh mio Dio! E anche il mio Dio. E questa sarebbe una piccola percentuale. Era un assegno molto, molto sostanzioso. Oh. Neil, perdonami, non vorrei sembrarti un'ingrata, ma sono tantissimi soldi. Beh, ti serviranno per la ristrutturazione, così puoi cominciare subito Neil, i lavori. Non posso proprio accettarli. Liora, voglio che accetti questi soldi. Noi due avevamo fatto un patto, ricordi? Tommy, c'è Neil! Ti fermi per colazione, vero? Dobbiamo festeggiare. Ok. Che hai preparato? Andiamo, Neil. In fondo si tratta di aggiungere un giorno, al massimo due, in Russia. Chiedono soltanto questo. Non mi interessa quello che chiedono, non mi va. Sono due settimane che non torno a casa, sono stanco. Pensaci su, ok? Pensaci su. Ma tu da che parte stai? Dalla parte di Dio. Vorrei tanto saperlo. Forse è perché ho sprecato così tanto tempo della mia vita, non lo so. Ma quello che so è che la cosa non dipende da me, ma solamente da Liora, credo. Sono stata ai suoi incontri, signor Walsh, e ho letto il suo libro. Un libro che parla di un Dio amichevole e di un universo altrettanto amichevole. Ma lei non ci crede, vero? Io credo che il suo Dio sia un Dio vendicativo. Adottai mio figlio quando aveva 6 mesi. Perché mi dissero che non potevo avere figli. Non dicemmo a Jimmy che era stato adottato finché non fu abbastanza grande da poter capire. E a 14 anni decidemmo che era il momento giusto. I suoi voti peggiorarono, il suo atteggiamento cambiò, iniziò ad avere problemi a scuola, era diventato intrattabile, ce l'aveva con sua madre perché l'aveva abbandonato e con noi perché gliel'avevamo detto, era arrabbiato con il mondo intero. L'unico modo per riuscire a calmarlo fu promettergli che quando avrebbe compiuto 18 anni avremmo trovato sua madre. L'avremmo trovata a qualsiasi costo. Gli promettemmo che avrebbe conosciuto sua madre. E dopo questo il suo atteggiamento cambiò? Solo marginalmente. Il figlio che conoscevamo, il figlio che amavamo tanto teneramente, non c'era più e non volle più chiamarmi mamma. E quando Jimmy compì 18 anni, fu investito da una motocicletta. Un conducente ubriaco uccise il mio Jimmy. Quindi la prego di illuminarmi circa la sua definizione di un Dio amichevole, perché non capisco come possa un Dio amichevole permettere che dei genitori che amano il loro figlio incondizionatamente passino un simile inferno.
E cosa dice ora il suo Dio, signor Walsh? Mi dispiace, piccolo. Tu non amerai mai nessuno. Come ti chiami? Giorgia. Giorgia. Tuo figlio è morto perché tu potessi mantenere la promessa fattagli. Sua madre morì alcuni anni fa. Morire per Jimmy era l'unico modo per poter stare insieme a lei. Capisci? È così. Da dove mi è venuta quell'idea? Neil. Onestamente, non so che cosa mi sia successo lì dentro. E se mi fossi inventato tutto? Tu credi? Non lo so. Non so come possa essermi venuto in mente. Sì che lo sai. Neil. Sì? Ok, fissa pure i 2 giorni extra in Russia. L'ho già fatto. Avevi ragione su di me, mamma. Ma sto imparando. Ecco il biglietto. Il volo è alle 10. Grazie. Grazie di tutto. Ci vediamo a New York.
solo un minuto. Sentirti abbandonato, perché io sono sempre con te. Non ti abbandonerò. Non posso abbandonarti, perché sei la mia creatura e la mia creazione. Mia figlia e mio figlio, il mio scopo e il mio sé. Invocami perciò. Ovunque e in qualunque momento ti troverai separato dalla pace che io sono. Io sarò lì.